La Lega si schiera ufficialmente e comincia la campagna elettorale da adesso con questo point insieme a Tommasini. Sì, noi diciamo che la campagna l'abbiamo iniziata un po', però oggi è una giornata importante, credo due membri del governo che vengono a Sanremo, e anche un po' un riconoscimento per una città che rappresenta un importante punto di rilancio del ponente imperiese della provincia di Imperia, ma direi di tutta la Liguria. Noi siamo pochi chilometri dal confine con la Francia, un posto bellissimo, una delle perle che ha non solo la nostra regione ma il nostro paese, quindi è giusto portare qua il governo anche per capire quello che si può fare per rilanciare questo territorio che è stato famoso in tutto il mondo non solo per la canzone ma anche per la floricoltura, per la pesca, per il turismo, e credo che da qua dobbiamo ripartire per fare un progetto di città che consenta non solo a Sanremo ma a tutta la Liguria di essere valorizzata a livello mondiale. Il viceministro del territorio lo conosce già molto bene, le infrastrutture sono sicuramente un'esigenza primaria non solo del ponente ma un po' di tutta la Liguria. Sì, noi crediamo fortemente, io poi da 2 o 3 mesi che vado a dire ogni 2x3 che bisogna fare il raddoppio della Genova-Marsiglia, è un elemento che ha contraddistinto anche questo governo, che appena insediati abbiamo chiesto che venga inserito questo corridoio nei corridoi TEN-T, così come la TAV. Crediamo che dei risparmi anche sulla Torino-Leone si possano costituire quelle somme che consentano di ripartire qua coi cantieri. In 5 anni siamo in grado di terminare la linea, mentre altre linee, quella del Fregio, ce ne vogliono almeno 10-15. Quindi è anche un elemento che potrebbe rivalorizzare tutto, non solo il nostro tessuto turistico, ma anche tutta la catena logistica dei porti del Mediterraneo verso la Francia, ma verso anche l'Inghilterra e verso la penisola iberica. È chiaro che questo vuol dire migliorare la mobilità. Oggi Sanremo ha una caratteristica, una bellissima città, grandi attrazioni, è difficile da raggiungere, soprattutto nei weekend, nei momenti di forte traffico, siamo praticamente isolati. Dobbiamo fare in modo di rendere questa porta d'ingresso del nostro paese, al turismo, soprattutto d'Oltralpe, un elemento facilmente raggiungibile. Non deve essere più la periferia dell'impero, ma deve essere il centro pulsante della nostra attività turistica e un elemento di richiamo a livello internazionale. Questa è la scommessa. È chiaro che bisogna lavorare a tutti i gradi di istituzioni, dal comune alla regione al governo, che siano in filiera per poter riavvicinare il ponente ligure al resto del paese, ma anche e soprattutto all'Europa e ai flussi turistici. Un commento politico sulle primarie? In bocca al lupo. C'è questa contrapposizione però all'interno del governo fra la Lega e il 5 Stelle. Si troverà la quadra? Ma io credo che la quadra si trova, e bisogna trovarla migliorando e non peggiorando un progetto. Quindi se si riescono a fare la TAV e nel frattempo magari a fare anche il raddoppio della Genova Ventimiglia, saremo tutti più contenti. Ecco Tommasini, allora si comincia a entrare nel vivo di questa campagna elettorale con grossi nomi, con personaggi importanti. Adesso entrerà nel vivo anche il programma, immagino. Beh, oggi è un momento di confronto molto importante, come ha detto il vice ministro Rixi. Ci confrontiamo prima sulle infrastrutture per la nostra Sanremo, che è baricentrica ma difficilmente raggiungibile, e poi verrà il ministro Centinaio, dove toccheremo i temi del turismo e della floricoltura, anche con una parte dei balneari. E ha detto bene che ci vuole un fil rouge che ci collega alla regione e a Roma, questo è molto importante, la vicinanza la sento, stiamo trattando temi concreti per questo, per il rilancio di Sanremo. Ecco la